In finale i nerazzurri battono 21 la Fiorentina. Viola in vantaggio 3 del primo tempo con Nico Gonzalez, poi doppietta di Lautaro, che segna al 29 e ribalta il risultato 37. È la nona volta che l'Inter vince la Coppa Italia. Sotto il segno del toro argentino, l'Inter vince sua nona Coppa Italia, la seconda consecutiva, battendo Fiorentina 21 in finale all'Olimpico. A Roma come a Riyadh, la banda di Simone Inzaghi conferma le sue doti negli unici match e dopo aver intascato la Supercoppa a gennaio, ha difeso con successo il trofeo strappato alla Juventus lo scorso anno. Una vittoria che è una formidabile iniezione fiducia in vista della sfida contro il Manchester City in finale di Champions League, quando però bisognerà alzare un bel po' il livello della prestazione per sperare centrare un fantastico triplete. Come aveva detto Italiano, i Viola avevano una montagna alta da scalare, ma fino alla fine hanno fatto di tutto per riportare la Coppa a Firenze dopo 22 anni, rinviando ora l'appuntamento alla finale di Conference. Inzaghi ha potuto schierare la formazione tipica, con Handanovic al posto di Onana e Dzeko preferito a Lukaku al fianco di Lautaro. Pur sempre positivo, il bosniaco è rimasto all'ombra del compagno, mentre la difesa a tre ha sofferto un po' e anche l'inizio incerto di Barella ha pesato sul gioco nerazzurro in avvio. Ma merito anche dei Viola, con un Bonaventura attivissimo nel tridente con Icone e Gonzales che si è giostrato dietro la punta di Cabral. Per noi ha chiesto la curva Viola nella sua spettacolare coreografia e la squadra l'ha subito accontentata, trovando il vantaggio già al 3 con Nico Gonzalez, lasciato libero sulla destra dai distratti difensori nerazzurri su cross di Icone. La Fiorentina è stata bella, aggressiva concentrata e l'Inter l'ha subita, rischiando il raddoppio sui tiri di Bonaventura Amrabat combinando poco in avanti, con fraseggi incerti vari errori di misura. Il silenzio della protesta nord dell'Inter contro la politica dei biglietti per Istanbul è durato meno di quanto annunciato e ha dato una spinta alla squadra, che ha alzato il baricentro e aumentato il ritmo. Al 23 Dzeko si trova solo davanti a Terracciano ma sbaglia il gol, errore che Lautaro non commette al 29, imbeccato da Brozovic sul filo del fuorigioco. È il centesimo gol nerazzurro per il Toro che, incombendo su ogni pallone, rende la vita difficile ai Viola, colpevoli di aver lasciato spesso varchi invitanti. Troppi per le doti dell'attaccante nerazzurro, puntuale nel raccogliere un invito al raddoppio di Barella al 37, che ha lasciato i nerazzurri padroni del campo fino all'intervallo. La Fiorentina riparte con la voglia di partire prima, ma l'unico pericolo per Handanovic è il colpo testa Cabral su cross Biraghi. Inzaghi è stato il primo a cambiare qualcosa, inserendo Lukaku De Vrij al posto di Bastoni, mentre Italiano ha inserito Sottile e Mandragora per Icone un non brillante Castrovilli, poi Jovic al posto di Amrabat per avere P.